Buongiorno. L'Inghilterra divenne cristiana nel 558 d.C. per opera di San Gregorio Magno e d'Agostino dei Canterbury. Però Edelberto Pagano, re saggio ed equilibrato, permise la diffusione del cristianesimo. Sposò Berta, una francese che era cattolica, e man mano divenne cristiano anche lui. Saggio e prudente, non costringe i sudditi a seguire la sua scelta, ma certo favorì quanti si facevano battezzare. La svolta favorevole al cristianesimo venne consolidata dalla costruzione, non lontano da Canterbury, di un monastero dedicato ai santi Pietro e Paolo. Inoltre, il re concesse ad Agostino dei terreni per edificare la sede episcopale di Canterbury e lo sostenne nell'organizzazione di un sinodo cui parteciparono vescovi e dottori della vicina regione dei Britanni. Nel 601 arrivò in Inghilterra una nuova delegazione di monaci che con l'aiuto alcuni, Paolino, Melide e Giusto, diverranno vescovi rispettivamente York, Londra e Rochester. Favorevole al cristianesimo, Edelberto rimase un sovrano saggio ed equilibrato che procura benefici a tutta la sua nazione. Morì il 24 febbraio 616, dopo un regno di più di 50 anni, e venne sepolto accanto alla moglie Berta, anch'ella venerata come santa. Vangelo continua quello di San Marco, capitolo 9, 9 o 9, meglio, versetti 41-50. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque vi darà davvero un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che crede in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con tutte le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede gli è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. Meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato col fuoco. Buona cosa è il sale,
ma se il sale diventa insipido, che cosa gli darete il sapore? Abbiate sale in voi stessi, state in pace gli uni agli altri. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Il Signore ci mette davanti due casi che gli stanno molto a cuore. Il primo, tutti coloro che daranno un solo bicchiere d'acqua fresca ai miei discepoli, perché sono miei discepoli, non perderanno la loro ricompensa. Quindi la prima lezione è questa, che è importante. Se la riferiamo al Vangelo di Matteo, sul giudizio finale, possiamo comprendere che gli angeli che sono accanto a giudicare tutte le genti, certo, sono quelli che seguono Gesù Cristo. Tutte le genti, sono tutti gli altri che saranno premiati se avranno dato da mangiare, da bere, visitare i carcerati, gli ammalati, eccetera, perché sono l'immagine di Cristo. Sono Cristo stesso. E così al contrario, chi non farà questo sarà condannato con le parole maledetti, andate nel fuoco eterno. Quindi, poi il secondo caso, che sta molto a cuore, è guai a quelli che scandalizzano questi piccoli. Ecco, non dice bambini, ma questi piccoli, quindi i cristiani che sono considerati piccoli, poveri, perché seguono Gesù Cristo povero, umile. Guai chi li scandalizza, guai a quelli che li scandalizzano, perché sarebbe meglio per loro mettersi una macina di mulino al collo e gettarsi a mare. E poi giustamente dice delle parole che ci fanno pensare. Se la mano ti scandalizza, taglialo, è meglio per te andare con una sola mano che con le due mani essere gettato nel fuoco. Cos'è che scandalizza la mano? Che cioè, frena, ostacola la sequela di Cristo. Colui che ruba la mano, rubare. Così è per il piede. Colui che, arrogante e superbo, mette sotto i suoi piedi gli altri. Quindi la mano e il piede. E l'occhio. L'occhio è meglio cavarsi l'occhio, meglio andare con un occhio solo nel regno dei cieli, che invece andare nel fuoco eterno con tutti i tuoi occhi, dove il verme non muore e il fuoco non si estingue. Ciò significa. L'occhio che cosa significa? Questo desiderio di possesso. Quindi, allora abbiamo davanti la superbia, l'avarizia e la lussuria da evitare, che ostacolano queste cose e il regno di Dio. Giustamente poi dice, ecco, per avere questi beni, quindi umiltà, generosità,
e purezza, sale e sale. Però se il sale diventa insipido, con che cosa lo si potrà salare? Allora state insieme io e gli altri. Ecco, una cosa conclusiva, una parola conclusiva che ci insegna che la pace si ottiene soltanto evitando quei peccati e coltivando le virtù di generosità, di umiltà e di purezza. Ma sempre il sale consiste nella unità, nella unione. Cerchiamo di stare sempre uniti e risuona alla mente e alla bocca. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato fino alla morte di croce. Non ci avevo pensato che il sale per Gesù fosse quello che unisce i cristiani e unisce l'umanità. Il sale che condisce tutte le minestre. Allora si capisce la parola di Gesù quando dice voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. E il sale dice che è utile, però se il sale perde il suo sapore, non può dare sapore agli altri. Ecco che il sale significa unità. Ed è difficile essere uniti, perché purtroppo siamo impastati di superbia, di avarizia e di impurità. Il Signore, con questa benedizione, ci tolga questi vizi. E ci dia l'umiltà necessaria, che è la base dell'amore. E poi la generosità e la purezza, non solo corporale, ma anche mentale, spirituale, la sincerità. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca e vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Mio rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente i più sofferenti, cioè i più umili, i più abbandonati, i più scartati, no? I poveri, gli anziani. E i piccoli, i bambini, e quelli che non possono difendersi da sé e che non hanno voce, perché per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, questo Santo Edelberto, con Santa Berta, il primo monarca inglese cristiano, e tutti i santi e gli angeli con a capo San Michele Arcangelo in compagnia di San Gabriele e San Raffaele, perché possiamo capire che l'unità sia mettendo a base di tutte le nostre azioni, di tutti i nostri pensieri, l'aggancio, l'abbraccio,
a Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Pace e bene.